È finito il fidanzamento con l'UDC, rifiutiamo l'idea di un riavvicinamento a Berlusconi come fa Casini, dice il montiano Andrea Romano a consuntivo della riunione del direttivo di Scelta Civica, terremotato dalle dimissioni a sorpresa di Mario Monti. E Linda Lanzillotta rincara la dose, Casini sbaglia i tempi, Berlusconi sarà in campo alle europee. Consuntivo provvisorio perché nel giro di poche ore anche questa decisione, passata a maggioranza nella notte, viene sconfessata da due esponenti cattolici di peso, Andrea Olivero, ex presidente ACLI, e Lorenzo Dell'Ai, capogruppo alla Camera di Scelta Civica, che per la verità il dissenso l'aveva già segnalato nel documento finale. L'unica cosa che tiene è l'impossibilità di una coabitazione con Berlusconi, ma anche questo punto è destinato ad essere messo in discussione nelle prossime ore, perché una cosa è il direttivo, un'altra i numeri dei gruppi parlamentari, che si vedranno questa sera insieme ai coordinatori regionali. I patti elettorali devono essere rispettati e prevedevano gruppi parlamentari comuni, no ad anatemi e conventicole, avverte il ministro UDC D'Alia. In vista dell'appuntamento di questa sera, che potrebbe portare al Senato alla rottura definitiva, alla confluenza dell'ala fedele a Monti nel gruppo misto. A Palazzo Madama, infatti, sarebbero già 11 senatori decisi a seguire la linea del ministro Mario Mauro, ultragovernativo e molto vicino in questa fase ad Angelino Alfano e ai suoi progetti di ricomposizione in chiave Partito Popolare Europeo. Dunque sarebbero i non montiani, a prevalenza cattolica, a poter formare un nuovo gruppo parlamentare legato di nuovo all'UDC. Tassello importante per la rete di sicurezza delle larghe intese di Enrico Letta. Monti è stato trattato in modo vergognoso, commenta l'ex ministro Elsa Fornero, che non fa parte di Scelta Civica e dà voce tuttavia a quella che potrebbe rivelarsi una minoranza, perché lo strappo di Monti e i toni usati dall'ex premier in TV da Lucia Annunziata hanno creato perplessità anche nei fedelissimi. Non è un politico è l'argomento della difesa, ma certo è che le difficoltà e le spinte centrifughe sono destinate ad accentuarsi in mancanza di un leader. Per ora la presidenza è affidata ad Alberto Bombassei, ex Confindustria, ma i rischi della vacanza ci sono tutti e cominciano a produrre effetti. Lo scrittore Edoardo Nesi, testimonial della prima uscita di Scelta Civica e deputato montiano, sarebbe pronto per esempio a passare con Matteo Renzi.